In questa ultima lezione ci occupiamo di disequazioni goniometriche. Tutto quello che abbiamo detto riguardo le equazioni goniometriche vale anche per le disequazioni. Bisogna solo tenere presente che sostituendo l'uguaglianza con la disuguaglianza c'è qualcosa che cambia che bisogna tenerne conto. Per esempio, quando abbiamo studiato le equazioni elementari abbiamo visto che un'equazione del tipo seno di x uguale a k ha soluzioni se e solo se k è compreso tra meno 1 e 1. Ora, quando sostituiamo l'uguaglianza con la disuguaglianza le cose cambiano ovviamente. Dunque nel caso del maggiore, come è scritto qua, se k è maggiore di 1 questa disequazione non ha soluzioni, mentre ha soluzioni ogni volta che k è minore o uguale di meno 1. Se invece ci fosse scritto un minore, la disequazione non avrebbe soluzioni qualora k fosse minore di meno 1. In questo discorso prenderò in considerazione soltanto il segno di maggiore, tu ti occuperai di vedere cosa succede quando cambio il verso. Allora, se dunque k è minore o uguale di meno 1, una disequazione del tipo seno di x maggiore o uguale di k può avere soluzioni. Se ci fosse soltanto seno di x maggiore di k come era scritto prima, k dovrebbe essere minore di meno 1. Allora, in questo caso come si risolve? Semplicemente, come prima, si va a individuare il valore del seno sull'asse delle ordinate. Si trovano gli angoli che hanno quel seno. E dopodiché, sulla base del fatto che nella disequazione il verso sia maggiore oppure minore, si decide quali sono le soluzioni. Quando il verso è maggiore, il seno deve essere maggiore di quello che abbiamo indicato e quindi deve stare in questa parte dell'asse delle ordinate. Dunque, gli angoli che risolvono questa disequazione sono tutti quelli che stanno nell'arco superiore. Se invece avessimo avuto il minore nella disequazione, i valori possibili del seno sono quelli al di sotto del valore k e quindi gli angoli, quelli che sono rappresentati dall'arco inferiore. Questa è l'unica differenza rispetto alle equazioni. Un discorso analogo vale quindi per il coseno, che va letto sull'asse dell'ascisse, e per la tangente. Passiamo allora a disequazioni di vario tipo. Ne studiamo di tre tipi per vedere cosa può capitare. In ogni caso, tieni presente che sarà opportuno spesso fare dei diagrammi dei segni. Vediamo nel seguito come si fanno. Allora, il primo esempio che prendiamo in considerazione è la disequazione 2 cos quadro x più cos x minore di 1. Siccome qui è presente una sola funzione goniometrica, il metodo migliore è quello di fare una sostituzione. Diciamo che t è uguale al coseno di x e dunque otteniamo 2t alla seconda più t meno 1 minore di 0. Allora calcoliamo il discriminante che viene 9 e quindi t1, 2 sono meno 1 più meno 3 fratto 4, cioè meno 1 meno 3 fa meno 4 diviso 4 meno 1 e meno 1 più 3 fa 2 diviso 4 un mezzo. Dato che la disequazione è di secondo grado possiamo risolvere col metodo della parabola. Disegniamo la parabola, questa interseca l'asse delle t nei punti meno 1 e un mezzo e i segni sono più, meno, più perché la concavità è rivolta verso l'alto. Siccome nella disequazione c'è scritto minore di 0, le soluzioni per quanto riguarda la t sono i valori di t compresi tra meno 1 e un mezzo. Ricordandoci ora che t è il coseno di x, vediamo che si ottiene un sistema. Coseno di x deve essere minore di un mezzo, ma anche maggiore di meno 1. E quindi vediamo anche come si possono risolvere sistemi con disequazioni.
goniometriche. Discorso analogo vale per i sistemi con le equazioni goniometriche. Si può utilizzare il metodo geometrico, in quel caso, per le equazioni. Allora, torniamo a noi. La prima disequazione, coseno di x minore di un mezzo. Andiamo a prendere un mezzo sull'asse della scissa. Individuiamo i corrispondenti punti sulla circonferenza goniometrica. Il coseno è minore di un mezzo se gli angoli sono quelli che stanno nell'arco che io ora indico. Siccome non abbiamo messo l'uguale nella disequazione, gli angoli che corrispondono alle estremità di questi archi non sono soluzioni. Poi abbiamo l'altra disequazione, coseno di x maggiore di meno 1. Meno 1 corrisponde a questo punto e quindi il coseno è maggiore di meno 1 per tutti gli angoli eccetto questo. Quindi essenzialmente sono soluzioni tutti gli angoli che corrispondono all'arco che ho scritto eliminando il punto. Dunque, soluzioni di sistema sono le soluzioni comuni, cioè quegli angoli che sono soluzioni della prima disequazione, quindi corrispondono all'arco rosso, e soluzioni della seconda, quindi corrispondono alla circonferenza blu. Abbiamo dunque due tipi di soluzioni, queste e queste, che possiamo descrivere in questo modo. Per quanto riguarda la prima parte, possiamo dire che x è compreso tra pi greco terzi più 2k pi greco e pi greco più 2k pi greco. Oppure, per quanto riguarda l'altra parte, conviene usare in questo caso i valori negativi, quindi x compreso tra meno pi greco più 2k pi greco e meno pi greco terzi più 2k pi greco, sempre con k appartenente a z. Passiamo allora al secondo esempio. In questo caso ci sono due funzioni goniometriche diverse, però è possibile raccogliere il coseno di x. Quindi la disequazione può essere scritta come coseno di x che moltiplica 2 sen x più 1 maggiore o uguale a 0. E il primo membro è il prodotto di due fattori. Il primo fattore che è il coseno di x, e il secondo fattore che è 2 sin x più 1. Quindi studieremo separatamente il segno di ciascuno di questi due fattori e compileremo, utilizzando la circonferenza goniometrica, un diagramma dei segni. Vediamo per bene le cose. Allora, per quanto riguarda il primo fattore, quello sarà maggiore o uguale a 0 se coseno di x è maggiore o uguale di 0. Per quanto riguarda il secondo fattore, quello è maggiore o uguale a 0 quando il seno di x è maggiore o uguale di meno un mezzo. Quindi siamo interessati a vedere quali sono gli angoli il cui coseno vale 0 e il cui seno vale meno un mezzo. Per quanto riguarda il coseno, abbiamo gli angoli pi greco mezzi e 3 mezzi pi greco più gli angoli giri. Per quanto riguarda invece il seno uguale a meno un mezzo, in questo caso, e quindi abbiamo gli angoli pari a meno pi greco sesti e 7 sesti pi greco. Ora utilizziamo la circonferenza goniometrica per rappresentare il segno in ciascuno di questi settori dei due fattori. Per quanto riguarda il primo fattore, sappiamo che questo è positivo quando il coseno è maggiore di 0, cioè in questo settore, in questo settore, in questo settore, mentre negli altri tre settori è negativo. In particolare si annulla quando x è pi greco mezzi e quando x è 3 mezzi pi greco. Per quanto riguarda il secondo fattore, quello è positivo se il seno è maggiore
di meno un mezzo. Quindi in questo settore, in questo settore, in questo settore e in questo settore. È negativo in questi due settori, si annulla per questi due angoli. A questo punto tracciamo ancora una circonferenza per poter calcolare il segno del prodotto e separarlo dagli altri. Allora, usando la regola dei segni nei vari settori, troviamo che il prodotto è positivo qui, positivo, negativo, negativo, positivo nuovamente e negativo. Si annulla per questi valori di x. Avendo descritto la situazione, siccome nella disequazione il prodotto deve essere maggiore o uguale a 0, dobbiamo prendere segni più. E quindi possiamo scrivere quali sono le soluzioni. Allora, descriviamo la prima parte, quella che sta a destra, dicendo che x deve essere compreso tra meno pi greco sesti più 2k pi greco e pi greco mezzi più 2k pi greco. Oppure la parte di sinistra sarà formata dalle x che sono comprese tra 7 sesti pi greco più 2k pi greco e 3 mezzi pi greco più 2k pi greco. L'ultimo esempio, una disequazione che si può risolvere usando le identità goniometriche. Quindi possiamo utilizzare la formula di Pfostaferisi, scrivere la somma di questi segni come un prodotto. Sarebbe 2 per il seno di x più x meno 2 fratto 2 per il coseno di x meno x più 2 fratto 2 maggiore di 1. Quindi 2 seno di x meno 1 coseno di 1 maggiore di 1. Ora, coseno di 1 è un numero positivo, 2 è un numero positivo, quindi possiamo dividere senza cambiare il verso e otteniamo così una disequazione elementare. In questo caso, una volta che ci rendiamo conto di quanto vale più o meno 1 fratto 2 coseno di 1, sappiamo che è un numero positivo, abbiamo i due angoli che corrispondono a questo seno. Dato che c'è scritto maggiore, il seno dovrà essere maggiore di questo valore e quindi le soluzioni sono quelle che stanno nell'arco disegnato di rosso. E dunque potremmo dire che x meno 1, ricordiamoci che l'argomento del seno non è x ma x meno 1, deve essere compreso tra l'angolo minore dei due, che è quello di sinistra, che possiamo determinare utilizzando la funzione arcoseno. Quindi arcoseno di 1 fratto 2 coseno di 1 più 2k pi greco. L'altro sarà il supplementare, quindi pi greco meno arcoseno di 1 fratto 2 coseno di 1 più 2k pi greco. A questo punto basterà portare a sinistra e a destra il meno 1 per ottenere il valore di x. Quindi x dovrà essere compreso tra arcoseno di 1 fratto 2 coseno di 1 più 1 più 2k pi greco e pi greco meno l'arcoseno più 1 più 2k pi greco.
Ecco, in generale ci si può aspettare di dover utilizzare una qualunque delle identità goniometriche che hai studiato. Ora tocca a te.